Oltre 460 le salme di cui si sono perse le tracce, soppresse o distrutte dagli odierni indagati che negli anni sono arrivati anche a impossessarsi dei tributi cimiteriali regolarmente versati dai cittadini, ma mai arrivati alle casse del comune e dello Stato. Assieme a loro altri 12 arrestati, professionisti, dipendenti pubblici che con le loro condotte o omissioni avrebbero consentito al sodalizio di acquisire la primazia in questo delicato settore dell'economia locale. Un po' di prendere delle interviste perché la per esempio stava a bande che stiamo cacciando il remorso. Però il tributo deve andare a scelta, scelta. A proposito, sono assistito con voi ora, vedo i signori che sono dagli anni che portano. E vorrei che lo posto là che cacciamo a quando cacciaiamo. No, Tutto no, no. con la mente stessa. Compare, chi dove è riservato?